In queste ore drammatiche sono vicino all'intera popolazione dell'Iraq, in particolare a quella della città di Mosul. I nostri animi sono scossi dagli efferati atti di violenza che da troppo tempo si stanno commettendo contro i cittadini innocenti, siano musulmani, siano cristiani, siano appartenenti ad altre etnie e religioni. Sono rimasto addolorato nel sentire notizie dell'uccisione a sangue freddo di numerosi figli di quella amata terra, tra cui anche tanti bambini. Questa crudeltà ci fa piangere, lasciandoci senza parola. Alla parola di solidarietà si accompagna l'assicurazione del mio ricordo nella preghiera affinché l'Iraq, pur duramente colpito, sia forte e saldo nella speranza di poter andare verso un futuro di sicurezza, di riconciliazione e di pace. Per questo chiedo a tutti voi di unirvi alla mia preghiera in silenzio.